La tua segretaria mi fa venire voglia di toccarmi nelle parti basse. Carino, a me fa venire voglia di impiccarmi. Mentre ti masturbi? Ma sei ritardato stamattina. Sai che vuol dire quel tatuaggio bizzarro all'attaccatura delle chiappe? No. Le piace prenderlo nel popò. Sicuro? Ma che ne so, volevo soltanto dire popò. Comunque, il tatuaggio sulle natiche indica anche promiscuità sessuale. Questo non esclude che sia la peggiore delle segretarie. Non mi dice le telefonate, perde i manoscritti, non sa neanche fare un caffè macchiato decente. D'accordo, però devi avere un piercing a un capezzolo, magari a tutte e due. C'è qualcosa di intrigante in quella zona. Ok, ok. Basta coi capezzoli della mia segretaria. Parliamo di lavoro. A quando il prossimo libro? Ecco, questa è una domanda ostile. Il tuo editore aspetta un altro libro da quando Rebecca veniva allattata al seno. Me lo ricordo perché era un'operazione a cui assistevo. Affanculo, fratello. Ti devi mettere a lavorare, cazzone. D'accordo, va bene. Ma dove? Che mi offri? Shh. Zitto un momento. Lo senti? Cosa? Il suono del mio telefono che non squilla per te. Oh. Hank, tu hai bruciato tutti i ponti d'oro che ti avevo edificato. È rimasto in piedi solo LA Magazine. Ti chiedono di curare il loro blog. Deciditi a prendere un appuntamento, vacca troia. Ho detto di no. Chiediamolo a Miss California. LA Magazine. Che ne pensi? Lei sarebbe perfetto per loro. Da-da. Dove vai? Hai un piercing qui? Due? Più in basso? Quello sulla narice, sai che vuol dire? Le piace prenderlo nel naso? Sei un vizioso.